Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, si aggiornano un po' le date. Ieri avevamo parlato di Pogba e Di Maria a Torino al weekend. Sì, Pogba potrebbe essere a Torino al weekend, Di Maria addirittura venerdì. Quindi si tratta veramente di aspettare gli ultimi momenti e poi potremo finalmente abbracciare questi calciatori. Ora, non so esattamente come faranno con gli annunci ufficiali, se annunceranno già i calciatori e poi faranno le visite mediche oppure viceversa. Solitamente si segue un iter, però magari la Juventus ha già effettuato dei controlli prima di farli arrivare alla Continasse e al Jay Medical. Vediamo un po' come si muoveranno, ad ogni modo aspettiamoci qualche foto, almeno sui social, un po' come era stato con Alvaro Morata che era tornato nella notte per essere poi annunciato il giorno dopo le visite mediche, però sui social della Juventus già figurava Alvaro Morata o comunque Vlahovic quest'inverno, anche lui era stato fotografato all'arrivo a Torino e poi annunciato successivamente sul sito della Juventus dopo le visite mediche. Vediamo un attimo come va, non mi ricordo con Higuain, per quello che vi dico, vediamo che iter seguono, forse Higuain era stato annunciato, poi sono state fatte le visite, ma qua vado a memoria. Solitamente visite mediche, poi annuncio, ma prima di tutto foto sui social che vanno a testimoniare la trattativa eseguita con successo, perché sennò banalmente i calciatori non si presenterebbero a Torino. E allora facciamo un passo in avanti, perché? Perché tra poco inizia la stagione davvero per la Juventus. Ho letto le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, reo di essere stato assente a Torino in questi primi giorni di visite dei suoi ragazzi. E le capisco come non le capisco, nel senso che io sono il primo, l'ho detto anche l'altro giorno in live, a essere un po' contrariato da questo discorso di iniziare dopo quegli altri, e per altri intendo Inter e Milan, che sono squadre che sono arrivate sopra di noi, sono squadre che dovremmo cercare di inseguire, sono squadre che in questo momento sono più forti della Juventus e forse anche più avanti chiave mercato, perché Milan non ha fatto chissà quante cessioni, l'Inter si è solamente rinforzata fino adesso, ora dovrà cedere. Noi appunto abbiamo ceduto tanti giocatori, a quanto pare abbiamo preso Di Maria e Pogba e stiamo continuando a spingere su Cambiaso e su Zaniolo, quindi questi due profili italiani che potrebbero essere i prossimi due acquisti della Juventus, che porterebbero poi il totale a 4. Per adesso ci fermiamo a 2 e sono assolutamente due campioni, ma sappiamo bene non essere sufficiente. Quindi io non sono tanto arrabbiato o contrariato per il fatto che Allegri sia stato assente durante i giorni di visite mediche, no. A me dà più fastidio il fatto che la Juventus inizi il ritiro poi il 10 di luglio. Il Milan l'ha iniziato l'altro giorno, l'Inter pure, addirittura, guarda, c'ho le date qui sotto delle prime amichevoli. Il Milan scenderà in campo per la prima volta sabato 16 luglio, Colonia-Milan alle ore 19. L'Inter addirittura martedì 12 luglio, Lugano-Inter a Lugano, ore 18:30. Noi per la prima volta invece scenderemo in campo venerdì 22 luglio, Juventus Club Deportivo, non ho idea di come si legga questa cosa, allo stadium di Las Vegas, quindi noi andremo a fare questa tournée negli USA che sarà stancante anche per questo motivo, invece Inter e Milan saranno sicuramente un po' più vicini a casa. Ad ogni modo sì, io sono più contrariato per il fatto che la Juventus abbia iniziato dopo gli altri, ma anche solo banalmente andare in ritiro in questi primi giorni, tra visite mediche, partitella in campo, un po' di palestra, qualche torello, qualche allenamento tattico, anche solo una volta al giorno, poi intanto inizi a creare il gruppo, queste cose non mi fanno impazzire, inizi anche a farti un po' un'idea su alcuni ragazzi che magari sono ritornati alla Juventus, come il caso di Nicolò Fagioli, che ieri abbiamo visto disputare le visite mediche. Insomma, non mi è piaciuta questa cosa, quanto più il discorso che non ci sia Allegri, perché se non si inizia il ritiro, Allegri, a che ti serve? Cosa ti serve avere Allegri se non inizia il ritiro? Io avrei proprio iniziato il ritiro, con tutti quelli che ci sono. Quello è il punto che mi dà fastidio, iniziare dopo quegli altri, inseguire quegli altri, anche perché bene o male la Serie A inizia per tutti il weekend, anzi il weekend, i giorni di Ferragosto. Ora mi pare che l'Inter inizi il 13 d'agosto contro il Lecce, noi sicuramente giochiamo il 15 sera contro il Sassuolo, comunque in quei giorni lì, e non mi piace sapere di avere almeno una settimana in meno di lavoro degli altri, sul quale dovremo poi fare l'inseguimento per i posti alti della classifica, perché l'obiettivo della Juventus è quello lì, tornare a dominare in Serie A e cercare di lottare per lo scudetto. Ho visto prima su TikTok, mi è apparso, a tal proposito ne approfitto per spammare anche un po' il mio profilo TikTok, dove stanno continuando a uscire episodi di spoiler dal futuro che poi vengono ricaricati anche su questo, anzi sul mio secondo canale YouTube, dove ieri ho fatto uscire un video su Paolo Dybala. In ogni modo su TikTok mi è apparso uno strascico, un riassunto della Bobo TV al teatro, che stanno facendo questo tour al teatro, in cui Cassano parla di Di Maria.
E secondo me ha fatto un'analisi molto lucida di quella che è la situazione di Di Maria. Ora, partendo dal presupposto che molte volte la Bobo TV dà quella risposta a tutto, però in questo caso specifico è vero, la Juventus non può permettersi di ragionare come ha fatto l'anno scorso. Quella dell'anno scorso è stata una stagione anomala. Per anomala intendo una stagione in cui alcuni giocatori, quasi tutti, non hanno reso secondo i loro standard, quindi alcuni hanno fallito, in cui l'allenatore Massimiliano Allegri ha fallito perché non è stato in grado di riportare la Juventus dove doveva essere, e quindi ben lontano al quarto posto, più avanti dei quarti, degli ottavi di finale di Champions League, e cercare di portare a casa almeno un trofeo tra Coppa Italia e Supercoppa, dove ha perso entrambe le finali. Ci possiamo mettere tutto quello che volete all'interno di questo discorso, ma la Juventus di Allegri l'anno scorso ha fallito per i calciatori, per l'allenatore e pure per la dirigenza, che a inizio stagione ha dato in mano all'allenatore una rosa non allestita in maniera adeguata per cercare di riportare la Juventus dove doveva essere. Quindi le tre componenti dell'anno scorso della Juventus non hanno fatto una bella figura. È per quello che vi dico quest'anno: vendiamo De Ligt, vendetelo adesso, compriamo Zaniolo, compratelo adesso, perché poi quando andiamo in America questi devono esserci, quelli che arrivano. Il sostituto di Ligt deve arrivare, lo vorrei in tempi brevi, possiamo andare in America con Bonucci, Rugani e Gatti. Tra l'altro su Rugani c'è il Bologna, notizia in discrezione delle ultime ore, vedremo se poi si concretizzerà questa cessione. Maggior ragione, andiamo con Bonucci e Gatti e basta? Non esiste, non esiste, non possiamo nemmeno andarci con un De Ligt scontento, non esistono queste cose. Questo deve essere l'insegnamento dell'anno scorso, del mercato dell'anno scorso, la dirigenza è qua che deve migliorare, perché poi rischi di arrivare a fine mercato, vendi De Ligt gli ultimi giorni e devi sostituirlo col primo che passa, con Romagnoli svincolato. No, no, la dirigenza l'anno scorso sotto questo punto di vista ha fallito, e invece si è rifatta col mercato invernale, dove in due giorni è stata in grado di rimontare una squadra che in quel momento non andava bene, e dopo entrano in gioco le responsabilità dei calciatori e dell'allenatore. La Juve dell'anno prossimo non potrà più permettersi di essere la Juve che abbiamo visto l'anno scorso. Quella che abbiamo visto l'anno scorso deve essere una stagione a sé stante, lasciata lì, abbandonata lì, nella quale nessuno ci ha creduto. Perché l'anno scorso nessuno ci ha creduto davvero. L'unico momento in cui mi è sembrato di vedere la squadra crederci è stata nella partita contro l'Inter, allo Stadium, di ritorno, in campionato, dove perdiamo 1-0. E da lì in poi sciolti come neve al sole. Da lì in poi nessuno ha più fatto niente più del compitino, perché sapeva che non ci si giocava più niente, sapeva che il quarto posto si poteva raggiungere, sapeva che basta. Ci si è concentrati solo sulla finale di Coppa Italia, persa pure quella. E allora quando inizi a giocare a spot, a intermittenza, concentrandoti solo quando pare a te, e non riuscendo nemmeno in quei casi a portare a casa i risultati, significa che non sei pronto. Significa che non sei assolutamente pronto, e che c'è da lavorare. E tanto. E questo è un altro dei motivi che mi spingeva a ragionare sull'avere già la squadra in campo almeno pari a quelle che sono arrivate davanti. Perché questa Juventus ha tanto da lavorare in chiave mercato per far arrivare i calciatori anche solo a livello numerico, perché siamo pochi. Poi, ovviamente, a livello qualitativo, perché i calciatori forti servono, ma soprattutto a livello mentale e a livello di gruppo, dove l'anno scorso abbiamo dimostrato di essere decisamente indietro rispetto ad altri. E anche perché, ragazzi, sembra una cavolata, è andato via Chiellini, è andato via Dybala, ma anche a livello di leadership c'è da ricompattare un gruppo, c'è da tirare fuori dei nuovi leader, dei nuovi uomini che possano mettere bocca nei momenti difficili della stagione. Sappiamo anche che Cuadrado stesso, che forse in questo momento è il vice capitano della Juventus, ne abbiamo parlato ieri, potrebbe essere in uscita, perché qualcosa potrebbe essere accaduto. Capitano è Bonucci, e non ho tanti pensieri sulla leadership di Bonucci, anche se in All or Nothing mi è sembrato abbastanza recitato, tranne in un'occasione in cui ero veramente arrabbiato, e lì mi ha gasato davvero, che mi pare essere stata la partita col Milan dove perdiamo 3-0. Ma negli ultimi due anni, ragazzi, dove abbiamo fatto due quarti posti, dove lo spogliatoio ha visto le partenze di giocatori come Buffon, come Ronaldo, come Chiellini, come Dybala, ma queste cose le senti, ma queste cose il gruppo le sente. E a maggior ragione iniziare prima e dimostrare che ci sono dei giocatori che magari arrivano prima degli altri, che magari non dovrebbero nemmeno essere lì,
disposti a tagliarsi le vacanze, perché ormai si sono fatti un mese di vacanza questi. Cioè Pogba e Dybala, ragazzi, sono in ferie insieme dal 2003 praticamente. Dybala poi si è fatto le ferie con tutta l'Argentina anche. Di Maria quant'è che è in ferie? Allegri stesso quant'è che è in ferie? E quindi queste sono le cose che non mi piacciono. Perché? Perché c'è bisogno di lavorare anche solo su noi stessi per cercare di capire se siamo gruppo, se abbiamo dei nuovi giocatori pronti ad assumersi delle responsabilità, perché di questo si sta parlando, e soprattutto se abbiamo le idee chiare su quello che stiamo facendo. La dirigenza, con il calciomercato che sta portando avanti, quindi con Pogba e Di Maria, che erano i due nomi che ci portiamo dietro da mesi, e Cambiaso e Zaniolo, che erano i nomi che ci si portava dietro da gennaio, febbraio, ecco lì, se proprio devo dirvi la verità, che Rubini arriva bene, che sono i due che stanno facendo il mercato, mi sembra gli unici due che in questo momento hanno le idee chiare. Se poi devo ragionare sotto il profilo di squadra, io ho un po' paura di capire chi saranno questi giocatori in grado di assumersi le responsabilità, perché sì, possiamo dire Di Maria, Pogba, che sono giocatori che hanno vinto tanto in carriera e quindi arrivano e si fanno carico di... Però è sempre difficile arrivare in un nuovo spogliatoio. Ora, per Pogba non è nuovo, è nuovo fino a un certo punto, ma Pogba con chi ha giocato i giocatori in rosa? Con Bonucci, con Rugani, con Cuadrado e con Alexandro. E stiamo parlando di quattro giocatori di cui solo Bonucci probabilmente è certo di rimanere in rosa al 100%. Gli altri sono bene o male tutti sul mercato. E se arriva un'offerta, partono. Quindi anche per Pogba, bene o male, è uno spogliatoio nuovo o seminuovo. Di Maria dovrà imparare anche la lingua, dovrà adattarsi all'Italia prima che alla Juventus e al campionato italiano. Quindi non penso che sia così facile entrare in punta di piedi in uno spogliatoio e essere leader. Non so nemmeno se Di Maria è mai stato leader negli spogliatoi precedenti. E qui entrano in gioco quelli che dovrebbero essere i leader del domani. Ora tolgo De Ligt per ovvie ragioni, però qua mi entra in gioco Chiesa, qua mi entra in gioco Locatelli, spero che mi possa entrare in gioco lo stesso Vlahovic, perché questi sono stati grandi investimenti della Juve. Secondo me, quando fai un grande investimento, non lo puoi fare solamente per le caratteristiche tecniche del ragazzo. Se vuoi essere veramente un giocatore completo al 100%, devi essere leader anche in campo e nello spogliatoio. E quindi spero che quel surplus di soldi sborsati dalla Juventus possa coprire anche queste robe qui. Così come spero che in caso di Zaniolo possa essere anche lui un leader, ma bene o male, vi ripeto, non so se questi sono effettivamente leader, ma devono essere pronti a diventarlo. Perché quando indossi la maglia della Juventus, e soprattutto nei momenti di difficoltà della Juventus, devi cercare di tirare fuori quel qualcosa che magari nemmeno pensavi di avere. E quindi sì, in primis da Allegri, che non può replicare con lo stampino la stagione dell'anno scorso, passando per la dirigenza che non può commettere gli stessi errori dell'anno scorso, cedendo all'ultimo i pezzi pregiati, ma cercando di dare in mano all'allenatore la squadra completa il prima possibile. 40 giorni siamo in campo, 40 giorni, dobbiamo ancora iniziare il ritiro, 40 giorni. Passando per i giocatori che devono assumersi le responsabilità e assolutamente cercare di diventare personaggi iconici dentro e soprattutto fuori dal campo, perché di questo abbiamo bisogno come il pane. La personalità che ci è mancata l'anno scorso, dai piani alti alla direzione tecnica fino a chi va in campo.